Due stagioni straordinarie, due grandi campionesse, due atlete dell'anno. Così è stato deciso. Sofia Goggia e Federica Mignone. È il presidente della FISI Flavio Roda a consegnare il premio per l'atleta dell'anno, espressione significativa affermata dagli appassionati di sport invernali, a Federica Brignone, che replica il riconoscimento assegnatole nel 2020, e a Sofia Goggia che, con questo del 2022, tripla l'ambito elogio federale già conquistato nel 2017 e nel 2018. È sempre un lato conclusivo della stagione precedente e l'inizio di quella nuova, no? Anche per lanciare la stagione invernale alle porte a livello turistico, quindi sempre bello ricevere un riconoscimento del genere come premio dell'anno, atleta dell'anno, farlo anche con Federica Brignone, vittoria pari merito, sia mai che sia anche un po' da paciere per quelle che sono state un po' i nostri trascorsi. Sofia Goggia e Federica Brignone ricevono anche la onorificenza di ufficiale della Repubblica Italiana, come Federico Pellegrino, mentre Nadia De Lago ritira quella di cavaliere. Premiati anche lo Sci Club Gardena e il centro sportivo Esercito.